Ciao ragazzi, benvenuti su Gastube Drums. Nel video di oggi, oltre a non avere la voce al massimo perché sono un po' giù di voce, ma vabbè, fa niente, mi capirete lo stesso. Oltre a questo, ho deciso di fare un video sul jazz. Ho già fatto un video sul jazz in cui vi spiegavo lo swing, vi spiegavo le ritmiche principali. Oggi ho deciso di passare dall'altra parte, cioè spiegarvi tutta la questione relativa ai fill e al fraseggio. Quindi oggi voglio spiegarvi quattro fill fondamentali, che poi da quei quattro fill possono diventare mille in base a come li andate a interpretare. Vi spiego come interpretarli e tutto, ma per questo non potevo utilizzare la mia solita batteria, quindi sono andato su strumentimusicali.net, ho preso questa batteria qua, dato che i fill sono fill tra virgolette per principianti, per iniziare col mondo del jazz. Ho deciso di prendere su strumentimusicali.net questa, che è una tamburo T5, e farvi scoprire, se già non lo sapevate, che la tamburo T5 esiste normale, quindi con cassa da 22, 10, 12, 16, 10, 12, 14, eccetera, ma esiste anche in versione jazz, in versione piccola, in versione appartamento, in versione casa, ditela un po' come volete, quindi con la cassa da 18, tom da 10, 12, 14 e rullante. C'è sempre tutto, quindi c'è cassa, tom, timpano, rullante, reggirullante, aste, bacchette, tutto quanto, ma semplicemente più piccola, come la potete vedere qua. Poi ve la faccio sentire, perché secondo me è comunque un'ottima batteria, una batteria economica che però suona bene anche in contesto jazz. Oggi non utilizzerò i piatti della tamburo T5, insieme alla batteria vengono dati anche i piatti, un Charleston e un Ride, non sono il massimo, cioè se avete appena cominciato a suonare la batteria e non volete spendere altri soldi per i piatti, usate tranquillamente quelli lì, perché comunque vanno bene, potete esercitarvi, potete suonare tranquillamente, poi sarà un acquisto che dovrete fare quello dei piatti. Quindi oggi ho deciso di montare direttamente un set di piatti Sabian AAX, che vedrete poi pian pianino un po' più avanti sul canale. Oggi lo uso, poi ve lo spiegherò bene in un altro video. Quindi oggi andrò a suonare un loop jazz, che in realtà è un blues, quindi 12 battute, e andrò a farvi vedere un bel po' di passaggi. Ovviamente c'è lo spartito scaricabile, c'è la base scaricabile, basta andare qui sotto in descrizione. Partiamo subito, iscrivetevi al canale, mi raccomando, andate anche a fare un giro sul mio sito gastubedrums.it, così almeno vedete tutti i corsi che ci sono. Partiamo subito, partiamo col primo film. Qua, quindi questa è la base da cui partire. Siamo partiti con, magari togliamo la cordiera, siamo partiti con un passaggio tutto in terzine, proprio ta 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 ta. E magari non è così tanto musicale, ma è importante partire di qua per capire proprio la forma e la quantizzazione, la metrica che bisogna utilizzare nel jazz. Poi tanti di voi mi diranno sì, ma in realtà il jazz può essere in terzine ma anche pensato in sedicesimi. Ok, ma qui stiamo già andando un po' più avanti. Adesso vogliamo parlare della base, diciamo, dei fill nel jazz, quindi si parla di terzine. Qua, come avete potuto vedere, ho girato un po' sulla batteria, nel senso ho fatto un po' di fill in qua e in là, qualcuno solo sul rullante. Lasciano un po' il tempo che trovano, alcuni in giro sulla batteria, ad esempio facendo il giro della batteria, 3 colpi per ogni tamburo. È importante, se riuscite, a tenere sempre il Charleston sul 2 sul 4 col piede. Perché vi dà il ritmo, vi dà il tempo, vi fa un po' da metronomo, anche se nel jazz non è che il metronomo ci sia più di tanto, ma cercate di tenere il Charleston sul 2 sul 4, proprio come nel ritmo, nello swing. Quindi
trovate prima sul rullante, poi il giro della batteria, poi incominciate a svincolarvi un po', ad esempio. Prima ovviamente facendo sempre 3 colpi per ogni tamburo, poi potete anche cominciare a sbizzarrirvi ancora di più. Ad esempio una cosa che si fa tanto è timpano, rullante, rullante, tom, rullante, rullante, timpano, rullante, rullante, tom, rullante, rullante. Quindi voi provateci un po' sempre in modo graduale. Questa è la base, quindi terzine senza troppi accenti. Adesso mi viene da dare qualche accento ogni tanto, ma voi all'inizio potete anche solamente fare... tutto piatto, diciamo, e adesso incominciamo a dare qualche accento. Adesso abbiamo dato un pochettino di accenti, togliamo sempre la cordiera perché dà fastidio. Il fatto è che gli accenti si potrebbero dare anche questi accenti qua, tutto a singoli con l'accento ogni primo di terzina. Il fatto è che però, cioè... non è musicale per niente. Quindi gli accenti, prima cosa, gli diamo sempre ogni 3 colpi, ma doppio colpo con la mano sinistra e accento con la mano destra, così è più semplice. Con rimshot o senza rimshot, come volete. Poi non andiamo a fare l'accento sull'1 come ho fatto adesso, ma andiamo a fare l'accento sul 3. Quindi 1, 2, 3, 4. Vedete? 1, ta, 2, ta, 3, ta, 4, ta, 1, ta, 2, ta, 3, ta, 4, ta, 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 ta. C'è sempre questo accento qua che è molto particolare, ma funziona molto bene perché è in levare. Nel jazz questa roba c'è tantissimo. Oppure andiamo a fare questa cosa un po' particolare, nel senso suoniamo la prima delle terzine, i primi 3 colpi di terzina, come accento di destra, accento di mano forte, scusate, ghost di sinistra, accento di mano forte di nuovo, quindi. E in questo modo andiamo a girarci e possiamo poi continuare con la diteggiatura di prima. Quindi sinistra, sinistra, destra, sinistra, sinistra, destra, sinistra, sinistra, destra, quindi. Quindi. Vedete che la prima parte c'è tanta. E poi nella seconda, terza e quarta pulsazione titipa, 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 quello che volevamo prima. L'unica cosa, ovviamente, bisogna finire con la mano debole, quindi è un po' più difficile per questa cosa qua.
possibilità di diteggiatura che abbiamo, se vogliamo sempre solamente usare le mani, diciamo, è quella di mantenere gli accenti con la nostra mano destra dello swing. Che comunque è in terzine, e andare a riempire con la nostra mano sinistra sul rullante tutti i colpi, andare a fare tutte le note di terzina che sono delle pause, diciamo, se teniamo solo lo swing, quindi. Adesso andiamo a spostare la nostra mano forte dalla ride ai vari tom e possiamo andare a creare un fraseggio sempre mantenendo gli accenti dello swing. Ok, quindi questa è una cosa molto interessante, perché continuiamo tin tin ti tin tin ti tin tin tu tun tun tu tin tin ti tin tin ti ta tun ta ta tun tu tu. Andiamo a inserire anche le ghost, perché altrimenti non funziona. Un po' più difficile come coordinazione, ma se volete avete anche la possibilità di utilizzare il ride al posto dei tom, il ride insieme alla cassa. Un po' più difficile perché se manteniamo sempre il Charleston sul 2 sul 4 come coordinazione è un pochettino più complicato. Il fill finisce sempre con la nostra mano forte, quindi dobbiamo andare a suonare il crash o comunque il piatto che ci fa di nuovo cominciare il nostro swing con la mano debole. È un po' più difficile, ma si può fare. E adesso, come avete visto, inseriamo anche la cassa. Cassa, come vi ho detto, che come suono mi piace veramente un sacco, non solo da jazz, ma da jazz secondo me ci sta assolutamente, volendo si potrebbe tirare ancora un pochettino di più per avere ancora più nota, però a me piace suonata in questo modo qua, cioè accordata in questo modo qua. Andiamo a fare un linear, quindi linear che cosa vuol dire? I linear sono degli incastri tra mani e piedi, ho fatto anche un corso tutto sui linear, lo trovate qui sotto in descrizione. Comunque, allora, terzine, cassa, rullante, rullante, cassa, rullante, rullante, cassa, rullante, rullante, cassa, rullante, rullante. Con rullante intendo colpi di mano, quindi cassa, mano, mano, cassa, mano, mano, cassa, mano, mano, cassa, mano, mano. Proviamo a aumentare un po' la velocità. Mm-hmm.
credete, non sono mai folte, non è mai... Non stiamo facendo gospel chops, ma stiamo facendo teoricamente jazz, quindi calma. La dinamica è importante. Una cosa che a me piace molto fare, come avete visto, l'ho fatta più volte, è quella di mantenermi sempre sugli stessi tamburi, ad esempio anche timpano e tom 1, e fare questo linear crescendo, quindi non... perché rimane un po' una roba del genere che non si capisce tanto, ma pian pianino salire. Quindi provateci un po', fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere anche cosa ne pensate di questa tamburo T5. Sto dicendo le cose che dico di solito a fine video, ma volevo mettermi là per fare fine video, quindi mi sposto di là e vi dico tutto quanto. Quindi ragazzi, con questo finisco qua il video, spero che questi fill vi siano piaciuti. Io voglio ringraziare tantissimo strumentimusicali.net per avermi mandato questa tamburo T5 qua, che a parte il colore, devo dire, molto bello, questo arancione, ma le T5, questi sparkle delle T5 mi piacciono molto come colori, e soprattutto sono contento di averla provata bene, perché volevo provare bene in contesto jazz questa batteria, e devo dire che secondo me, per quello che costa, si comporta veramente bene. Quindi grazie mille ancora a strumentimusicali.net. Io con questo chiudo qua il video veramente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete like, iscrivetevi, fate un giro su GastTube dello sputato. Fate un giro su GastTubeDrums.it per vedere tutti i miei corsi, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!